Grazie Raniero, penso dobbiamo essere grati a Raniero e ai comitati di avere convocato, perché occasione di riflessione, sono sicuramente utili. Però c'è, come dire, una cosa un po' un'incognita, mi pare, che è alla base un po' di questa riunione, perché il tema è la Costituzione o il tema è la situazione generale, quello che tu hai detto all'inizio, verso dove andiamo, l'economia, la società, eccetera. Perché io credo che su questo secondo aspetto siamo tutti d'accordo, che oggi siamo di fronte a una situazione di grave incertezza, di impasse direi, cioè che un po' il pensiero politico nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, sono oggi di fronte a degli interrogativi a cui non sanno dare risposta, perché questo tema del rapporto fra economia e politica, fra finanza, economia e politica, lo percepiamo tutti come un tema vitale, ma direi oggi non si vedono linee di risposta. Questa è la cosa grave. La politica oggi, le politiche, tutte le politiche europee, le politiche nazionali, le politiche a livello internazionale, sembrano balbettare, cioè sembrano non avere risposta. E su questo la prima cosa da chiarire è proprio questo, che è un terreno su cui non ci sono risposte, come dire, facili, immediate, però è un terreno secondo me vitale, cioè veramente il futuro dell'umanità, diciamo così, in gran parte, in larga parte può dipendere. Noi oggi vediamo, assistiamo a questi fenomeni sotto la veste della globalizzazione, la Cina che impazza, è diventato il paese capitalista più grande del mondo e più potente del mondo, e quindi anche quelli che si attaccavano alla speranza che ci fosse qualche paese che magari in nome della sua storia o del suo passato o delle ideologie ufficiali potesse contrastare i fenomeni, e invece oggi deve prendere atto che la Cina non è affatto né lontana né vicina, ma non è comunque un posto da cui possa venire, da cui venga un messaggio utile su quel terreno. Questo che tipo di società vogliamo, che tipo di società umana vogliamo creare a livello mondiale, che rapporto con l'economia. Questo mi pare un grande tema, è un tema che merita davvero di essere, che le energie intellettuali, morali, politiche, civiche ci si esercitino. Però qui invece noi siamo convocati a parlare della Costituzione. Ecco, c'è una qualche, appunto, ripeto, io trovo un qualche disagio nel mettere insieme queste due cose. Perché a quei grandi temi la Costituzione dà una risposta, ovviamente, di indicazioni, cioè i traguardi costituzionali indicavano e indicano un modello di società. Però per quanto riguarda gli strumenti, e qua invece quando si discute di cambiare la Costituzione si parla di cambiare gli strumenti, beh, la Costituzione non basta, qua bisogna avere le risposte di merito. E quindi non possiamo né schierarci, diciamo, dietro lo scudo della Costituzione, perché noi abbiamo la Costituzione e ci basta. No, signori, ci dà delle indicazioni, dei traguardi, degli obiettivi verso cui tendere, ma come? E oggi il come è senza risposta, mi pare. E d'altra parte non è vero che voi i meccanismi, gli strumenti costituzionali sempre abbiano un immediato impatto nel valutare le riforme costituzionali. Bisogna anche evitare di correre il rischio di, siccome la Costituzione è la nostra carta di valori, di obiettivi, eccetera, allora qualunque discorso sulla Costituzione deve essere proibito in qualche modo, no? Proprio ieri o l'altro è uscito il magazine di Sole 24 Ore, non so se l'avete visto, si chiama Il, e dicono che sia il miglior magazine del mondo addirittura. Beh, questi qua scrivono 3-4 articoli dicendo che è chiaro che la Costituzione va cambiata, lo danno per scontato, ma anzi dicono va rifatta, non fate piccoli rappezzi, la Costituzione va rifatta. E guardate che va avanti questo discorso. Il rischio è che mentre noi ci attardiamo a discutere sul voto di fiducia o sul bicameralismo, passi l'idea che invece bisogna voltare pagina nella storia dell'umanità, in buona sostanza, e quindi, diciamo, quelli che erano gli ideali del tempo costituente non sono più e non possono essere più ideali.
Questa mi pare la prima nostra difficoltà. Allora, se poi invece parliamo della Costituzione, ha ragione Raniero quando dice queste riforme che passano nel silenzio e nella fretta. Guardate come è passata la riforma dell'articolo 81, che è una riforma che non farà grandi danni, anche perché è talmente, diciamo, indeterminata nei suoi contorni precisi che non porterà grandissimi vincoli, ma che è fatta male. Cioè, i tecnici lo dicono poi tutti, no? Credo, non è che abbiamo migliorato il testo costituzionale con quella modifica, ma quasi nessuno se ne è anche accorto, l'hanno approvata proprio come una pratica di ordinarissima amministrazione. Mi è stato detto che se qualcuno ha detto, ma forse bisognerebbe rivederlo un po', questo testo, migliorarlo, bisogna approvare, cioè questa cosa, e questo metodologicamente è molto grave, cioè che si tocchi la Costituzione, perché poi lo possono toccare in aspetti per i quali le riforme magari non fanno gravi danni, ma poi possono passare anche cose che invece fanno gravi danni. Però ecco, direi oggi, a differenza forse di quanto eravamo nel 2005, insomma, non siamo di fronte a quella emergenza dell'attacco alla Costituzione consapevole sugli aspetti fondamentali della democrazia, per cui bisogna mobilitarsi contro, chiaramente c'è una proposta di riforma che è chiaramente ispirata ad alcune linee di stravolgimento della democrazia, quelle che sapevamo, era la concentrazione del potere nel capo dell'esecutivo, lo svuotamento totale del Parlamento, lo svuotamento delle autonomie, eccetera. Nel 2005 il discorso era abbastanza chiaro e infatti il referendum ha funzionato come muro, come ostacolo. Oggi non mi pare siamo di fronte a questo tipo di emergenza costituzionale, semmai è altro, cioè che prima di tutto questo fatto che si mette mano a norme costituzionali con grande superficialità, a maggioranza di 2/3, cioè evitando il referendum. Quando la prima parola d'ordine del Comitato Salviamo la Costituzione, quello che è stato guidato fino a pochi mesi fa, poche settimane fa, da Oscar Luigi Scalfaro, il primo programma era la famosa messa in sicurezza della Costituzione, che voleva dire cambiamo l'articolo 138 e diciamo che per modificare la Costituzione ci vogliono sempre i 2/3, ma si fa sempre il referendum, che sarebbe una procedura garantistica. Chi parla più di questa proposta? E invece oggi si tende a far passare una proposta di modifica o di modifiche, alcune modifichine, diciamo così, con la maggioranza di 2/3, quindi evitando il referendum, e quindi non ci sarà dibattito. Se passasse questa cosa, passa come è passato l'articolo 81. Chi si è accorto dell'articolo 81? Nessuno. Appunto, maggioranza di 2/3, quindi non c'è il referendum e via. Allora, questo è il vero rischio, più che il merito di quello che sta scritto in questo progetto di riforma. Questo progetto di riforma che clamorosamente affronta dei temi omettendo gli aspetti più visibilmente bisognosi di cambiamento e che fa per il resto dei cambiamenti di segno diverso. Adesso non passo al segno analiticamente, ma dirò qualche cosa sui singoli punti. Il rischio che vedo di più è quello di favorire ancora una volta un po' sotterraneamente una filosofia, diciamo, del contesto costituzionale, più che non di danneggiare il tessuto costituzionale direttamente. Perché, dicevo, omette clamorosamente dei temi. Quando si riduce il numero dei parlamentari si accoglie chiaramente la voce della cosiddetta opinione pubblica. Si dice, poi non ho mai capito perché questa richiesta di dimezzamento sia proprio il porro unum ac necessarium secondo la cosiddetta opinione pubblica. Ma se si va a toccare la composizione del Parlamento, la prima cosa da cambiare è eliminare il voto all'estero. Lo sanno tutti che questo è un vero scandalo, una cosa che è nata male e purtroppo con la grave responsabilità di tante forze politiche, comprese quelle della sinistra. Introdurre questa storia degli italiani che votano all'estero per circoscrizioni continentali, con quello che è successo, perché abbiamo visto gli effetti, i vari De Gregori, E allora è possibile che mettendo mano alla composizione delle Camere non si rimetta mano a questo aspetto? È un assurdo. Questa è la prima cosa che andrebbe detta.
Poi invece si tocca il bicameralismo, anche qua il bicameralismo è uno degli oggetti preferiti dalla polemica superficiale della Costituzione, il bicameralismo rallenta, non è affatto vero che sia il bicameralismo la colpa delle lentezze, lo sanno tutti che se ci sono determinate condizioni politiche, il fatto che ci siano due navette, le due camere non rallentano affatto, abbiamo tutti sott'occhio i casi di leggi approvate nel giro di 20 giorni, di un mese, con le due camere, quindi... Non è quello il nodo del funzionamento. Ecco, l'errore è, si individuano, come dire, obiettivi sbagliati, si individuano presunti mali che non sono quelli, il bicameralismo. Poi certo, tutti sappiamo che forse due camere diverse, con diversa estrazione e diversa vocazione, potrebbero essere un sistema migliore dell'attuale nostro, che contempla il doppione. Però allora quello si dovrebbe fare, invece qua non lo si fa assolutamente, anzi si mantiene fermamente la soluzione per cui le due Camere sono tutte e due elette a suffragio universale diretto e quindi sono espressione dello stesso sistema politico, mentre la differenziazione delle due Camere, quella che molti giudicano come un possibile obiettivo migliorativo, è quello di dare alla seconda Camera la capacità di esprimere diversi aspetti, per esempio le autonomie. Il procedimento legislativo, qui c'è forse l'unica cosa buona di tutto questo progetto, è che si vorrebbe inserire, forse non occorrerebbe neanche una norma costituzionale, basterebbero i regolamenti del Parlamento, ma si vuole inserire questa idea che se c'è un progetto, se il governo ha un progetto di legge e lo vuole portare avanti, ha il diritto di far discutere questo progetto di legge entro termini precisi. Dopodiché devono dire sì, no, cambiarlo. Se passano questi termini, ecco qua si introduce questo meccanismo di voto bloccato, in sostanza, il governo. Ma non trovo che sia così inammissibile l'idea. L'idea è che ci vuole un termine, cioè che non si può discutere eternamente di una legge, non si può prendere tempo. In Italia si prende sempre tempo. E se il governo ha un progetto politico, presenta al Parlamento il progetto, lo affida alla discussione, si discute largamente. In una e nell'altra Camera, con il bicameralismo procedurale, col sistema che volete, ma lo si discute. Però ci vuole la possibilità di arrivare a un dunque? Ci vuole la possibilità di arrivare a una decisione legislativa? Questo non è un problema di governo, è un problema di Parlamento. Un Parlamento che funziona è un Parlamento che ha dei tempi, entro i quali poi decide. Decide sì, decide no. E questo non si può negare che sia un problema oggi, nel modo in cui si fanno oggi le leggi. Perché noi oggi non facciamo più neanche leggi, perché il Parlamento non le fa. E quindi il governo ricorre al solito sistema di decreti legge, che prevede la conversione, 60 giorni, cioè il termine lo si è dato con questo, ricorrendo all'articolo 77 della Costituzione. Ecco un modo di utilizzare la Costituzione attuale per conseguire un obiettivo che sarebbe naturale avere. Un Parlamento serio, un Parlamento funzionante è un Parlamento che ha dei tempi precisi. Su questo io sarei molto fermo, non avverserei questa idea, poi tradotta male, ma non è questa l'idea da avversare. Ci vogliono dei tempi. I processi decisionali devono essere trasparenti e cadenzati nel tempo. Si deve sapere chi decide e quando decide e perché decide, con le motivazioni. Poi invece tutto il meccanismo della fiducia, l'Assemblea nazionale, il progetto di l'Assemblea Costituente era partita dicendo che la fiducia la dava l'Assemblea nazionale, cioè il Parlamento in seduta comune. Poi è stato in Assemblea che si è ridotto via via e si è arrivati all'attuale sistema per cui invece il Parlamento in seduta comune si riunisce soltanto eccezionalmente per delle elezioni e mai per la fiducia. Ma questa era l'idea originaria addirittura dell'Assemblea Costituente, quella della fiducia che era data dalle due Camere insieme, riunite. Quindi, ma questo è soltanto un fatto, non cambia molto, perché il meccanismo della fiducia è il meccanismo chiave del sistema parlamentare. O c'è una maggioranza che vuol sostenere quel governo, magari un po' torto collo, ma lo sostiene, e allora c'è il voto di fiducia. O non c'è questa maggioranza, e allora ci devono essere i sistemi per verificare che non ci siano. Noi oggi assistiamo a tutti i metodi, lo abbiamo tutti presente nella memoria, come il governo Berlusconi nell'ultima fase della sua vita ha conservato la sua maggioranza. Come ha evitato ogni voto di sfiducia. Come? L'abbiamo visto. Allora, non è qua il tema, qua si pasticcia, diciamo, con questa storia del voto di fiducia, la sfiducia costruttiva, benissimo, la tedesca, perfetto, in modo che... Tanto la mozione di sfiducia nessuno l'ha mai
immaginata come lo strumento principe per far cadere il governo. Quando mai nella storia della Repubblica i governi sono caduti per mozione di sfiducia? Sono caduti qualche volta perché hanno, come Prodi, per un voto nel 98 ha perso una questione di fiducia. Ma non è la mozione di sfiducia che è quella che fa cadere il governo. Allora, qui il problema, secondo me, diciamo semplificando, è che qualunque pasticcio si faccia in termini di voto, di come si esprime, il voto di fiducia, il tema è il rapporto tra maggioranza e governo, non è un problema che si possa risolvere bene attraverso congegni costituzionali. Se c'è un sistema politico capace di esprimere una maggioranza e un governo, maggioranza e governo funzionano. E possono funzionare con l'attuale sistema costituzionale, potrebbero funzionare ancora meglio se appunto il sistema costituzionale fosse magari corretto, soprattutto nelle sue prassi applicative per quanto riguarda i tempi di decisione. Ma il tema non è, cioè nessuno può ritenere di farci credere che la ragione per la quale in Italia non si riesce a governare sia il meccanismo della fiducia parlamentare. Perché se il governo non avesse da invocare, perché se il governo, ipotizziamo che si passi a un sistema in cui non c'è più la fiducia parlamentare, quindi che il governo, l'esecutivo è in carica e governa, o aboliamo il Parlamento oppure arriviamo alla situazione americana in cui, come è noto, come notissimo, il Presidente assai spesso si trova a dover fare i conti con una durissima contrapposizione col Parlamento. Obama non è riuscito a fare tante cose che voleva fare perché il Parlamento non l'ha seguito, perché le elezioni hanno dato una maggioranza parlamentare diversa da quella che lo avrebbe appoggiato per tante ragioni. Cioè, là abbiamo assistito a meccanismi tipici degli equilibri, dei checks and balances, in cui ci sono dei poteri diversi che sì. Nel sistema parlamentare questo tendenzialmente avviene di meno, perché il sistema parlamentare tende ad avere omogeneità di indirizzo fra esecutivo e legislativo, nella consapevolezza che oggi le leggi non sono espressione di un potere astratto e sganciato dalla politica contingente, dai quotidiani indirizzi. Quindi che fare leggi e governare non sono due cose così staccate, sono due cose che devono andare d'accordo, però noi siamo affezionati all'idea che non si può concentrare tutti questi poteri in un unico organo, tanto più in un unico organo monocratico. Questo è il tema di fondo per cui, per esempio, anche la riforma del 2005 è stata giustamente avversata e battuta, perché là in sostanza, seppure in qualche modo un po' coperto, si arrivava a dire ma no, il vero potere è il Presidente del Consiglio. Questa riformetta in qualche modo arieggia quella cosa, ma non tantissimo. Tra l'altro ci sono delle contraddizioni, perché si dice che il voto di fiducia è dato al Presidente del Consiglio e non più al Governo. Però lo si dà entro 10 giorni della formazione del Governo, quindi quando il Governo si conosce nella sua composizione. Che senso ha? Allora è identico all'attuale. Cioè, se tu dai il voto, la fiducia al Presidente del Consiglio dopo che ha formato il Governo, gliela dai ovviamente anche per il modo in cui ha formato il Governo. E quindi che tu la dia al Presidente del Consiglio o lo dia al Governo non cambia granché. Tu dici vabbè, ma dopo la se è data al Presidente del Consiglio, quello può cambiare come vuole la composizione del suo governo, lo rinnova. Certo, ma se poi cambia completamente gli indirizzi, ci sarà la maggioranza parlamentare che non lo sorregge più. Quindi qua il tema non è quello di meccanismi di come si dà la fiducia, se è costruttiva, se non è costruttiva. Va benissimo, la fiducia costruttiva è un sistema che in Germania ha funzionato, funziona. Il problema è un sistema politico che è capace o non è capace di esprimere una maggioranza. Allora qua, secondo me, il discorso va veramente spostato. Non pensate di risolvere i problemi del sistema politico italiano, l'assenza di maggioranze omogenee, eccetera, con questi congegni costituzionali. Questo sarebbe un imbroglio. Qualunque meccanismo ci proponiate, anche plausibile, anche non eversivo, come possa essere la sfiducia costruttiva. Ecco, questo secondo me è un po' l'impasse in cui anche noi ci troviamo, perché siamo tra l'oscilla del prendere l'atteggiamento apocalittico, dire ah qua si sovvertono i fondamenti della Costituzione, e poi non è vero, per molti aspetti non è vero, in questa riformetta è un pasticcetto che non tocca i veri fondamenti della Costituzione, e quindi da un lato corriamo il rischio di essere coloro che gridano all'eversione di fronte invece a cose che non sono eversive ma sono pasticciate e soprattutto che non sono cose che affrontano i problemi veri. Questo è il tema. Là. E invece il Caridi di dire allora beh, siccome la Costituzione è davvero, noi la vogliamo difendere ma non siamo contrari alle riforme, allora vediamo se qualcosa si può accettare.
Oggi abbiamo un po', mi pare anche nella sinistra, un po' questi due atteggiamenti, tutti e due secondo me pericolosi, perché bisognerebbe essere veramente capaci di abbandonare, diciamo, noi non abbiamo ragione di essere apocalittici su questo tema, di pensare che dietro a ogni modifica del testo costituzionale stiano chissà quali disegni eversivi. Abbiamo bisogno di dire che i veri problemi sono altri, e quindi non pensiate di risolvere i problemi del paese come invece ci volete far credere. Questo è il punto, ci vogliono far credere che questa è la soluzione del problema. Quali soluzioni del problema? Quali soluzioni escono da... Una volta che fosse anche approvata questa... Guarda, io sono sicuro che io mi auguro non venga mai approvata, e lo ritengo poco probabile, ma se mai venisse approvata, io non credo che succederebbero grandissime cose, che non si avrebbero probabilmente grandissimi spostamenti neanche nei modi in cui funzionerebbe il sistema costituzionale. Continueremo ad avere un sistema politico-costituzionale in cui i veri problemi non si affrontano, perché non si è voluto affrontarlo, perché siamo andati dietro a questa idea che facciamo finta che il tema sia la Costituzione, facciamo finta che il vero ostacolo alla risoluzione del problema stia nel testo costituzionale, e quindi procediamo per riformare. È un po' come che si è fatto anche con il 2008, con il 2001, quando si è fatta la riforma del titolo quinto, che non è affatto eversiva, ma che anche allora, ecco, non ha risolto i problemi delle autonomie. Grazie. Bene.